Lei è Claudia, da Milano, fa la segretaria e copre una maternità. Marek è polacco, ha un incarico di 3 settimane come programmatore informatico. Andrew, nel Regno Unito, ha iniziato a lavorare in un cantiere edile diversi mesi fa, dopo un lungo periodo di disoccupazione. Questi 3 europei hanno qualcosa in comune: sono lavoratori interinali. Oggi milioni di europei lavorano tramite questa forma di occupazione flessibile. Claudia, Marek e Andrew hanno anche una preoccupazione comune. Può essere chiesto loro di lavorare a condizioni meno favorevoli rispetto ai dipendenti assunti direttamente dalle aziende per svolgere lo stesso lavoro? La risposta è no. Una legge europea che protegge i lavoratori interinali dà loro diritto alla parità di trattamento di norma. Essa dà loro gli stessi diritti e le stesse condizioni di lavoro dei loro colleghi assunti direttamente dalle aziende. Questa regola si applica sia alla retribuzione, all'orario di lavoro, alle pause, periodi di riposo, ferie, che misure antidiscriminazione. Gli interinali hanno gli stessi bisogni degli altri lavoratori e devono pertanto poter accedere a tutte le attrezzature collettive, quali servizi di ristorazione, infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia e servizi di trasporto, su un livello di parità rispetto ai colleghi. Anche l'accesso alla formazione deve essere migliorato. I lavoratori interinali devono pure avere la prospettiva di accedere a posizioni permanenti. Devono pertanto essere informati dei posti vacanti nell'azienda o nell'organizzazione in cui lavorano. In alcuni paesi sono i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori a negoziare le condizioni di lavoro ed occupazione degli interinali, ma in tutti i casi occorre garantire loro una protezione globale. Naturalmente ogni paese dell'Unione Europea dispone delle sue proprie regole. La legislazione europea fissa diritti comuni che vanno applicati. Migliore protezione per gli interinali, maggiore flessibilità per le aziende.